ci divertiamo. Io faccio sempre la colonna, non posso rilasciare interviste. Manga. Bene, addio. E qua si è anche tolgo il chewing gum. 23-24 giugno 2012, alle mie spalle il Bonvi Parken, e per il comune di Modena è una occasione, a distanza di un anno dall'inaugurazione di questo parco dedicato a Bonvi, di festeggiare i 40 anni di Super Gulp, trasmissione mitica di fumetti in TV, e i 20 anni di Comics, un giornale di umorismo e fumetti che ha avuto la sventura di incrociarmi. E andiamo a incontrare qualcuno dei sopravvissuti e dei protagonisti di questa grande esperienza. Brrr. Ma Modena, cioè la tradizione che c'è a Modena di fumetto, cioè è una... cos'è? È fortuna oppure siete capitati tutti lì nell'arco di 40 anni? No, non è fortuna né congiunzioni astrali. È che a Modena un po' il fatto che siamo in pianura, quindi i ragazzini possono girare in bicicletta per le città senza far troppa fatica. Il fatto che ci siano dei lunghi pomeriggi d'estate pieni di afa, dove se non trovi qualcuno con cui condividere un'oretta o due di passatempo diventi pazzo. Tante questioni, no, tra lo psicologico, sociologico e climatico, ha fatto sì che Modena fosse un posto dove l'artigianato esisteva, cioè dove si faceva artigianato. Qui, in questo palazzo, se riesci a inquadrarlo, in questo palazzo di via Nicolò dall'Arca ci abitava Silver, e io venivo in bicicletta da San Lazzaro, parcheggiavo nel garage seminterrato, mi facevo l'ascensore e andavo a rompergli le palle tutti i sabati pomeriggio. Io pensavo fino a 10 minuti fa di essere a Ferrara, poi 10 minuti fa ho scoperto di essere a Modena, quindi devo buttare all'aria tutto il programma, perché l'umorismo che c'è a Ferrara non è lo stesso che c'è a Modena. Come stanno i Led Zeppelin? Le Zeppelin stanno alla grande, uno no, da tanti anni. John Bonham, il grande. Gli altri ormai stanno andando verso la settantina, quindi stanno bene comunque. E tu continui a fare del fumetto anche tu? O sì? Io ho 3 personaggi che porto avanti adesso, i tecnocratici ancora, ma non qua in Italia, all'estero. Nirvana, vabbè, ovviamente un libro ogni un anno, 2 anni, dipende da quanto è quella italiana. Quella. E poi il giornalino della giungla, proprio su Il Giornalino dell'edizione di San Paolo. Comunque sono uscite anche in altri 15 paesi, quindi compresa anche la Corea, quindi al contrario. Come quella volta che a Comics per il 1° di aprile abbiamo fatto uno scherzo e abbiamo stampato Comics completamente al contrario, te lo ricordi? Sì, esatto, uguale. Gulp. No, i manga bisogna essere dei malati, credo, per veramente, perché io ci ho, m'han detto tutti, ma sono belli, ce ne sono anche dei belli, ne sono convinto, ci ho provato, però devi leggerli all'orientale, o ti devi mettere gli occhi così, no? Un po', no? Poi devi cominciare dalla fine, no? Poi si devono leggere da destra verso sinistra, no? Però cosa fai? Appena lo prendi, guardi, fine. Come? Un versetto, bing bang. Cosa ha detto? Volevano avvisarci che sta piovendo. Ah. Ecco. Grazie maestro. Ecco, il fumettista lavora meglio con la pioggia o col... No, scherza. Claude, che cos'è che Modena... cos'è che Modena si porta dietro? Col tramatite e storie da raccontare in strisce o fumetti. Ma qui io sento che se vai a Bologna dicono Bologna, centro italiano del fumetto, e Edvina Modena, centro italiano del fumetto, vai a Reggio Emilia, centro italiano del fumetto. Cioè è uguale a tutta l'altra cosa. Anche da noi, però le dice Modena, centro italiano del fumetto, della musica, del fumetto.
Bologna non è la stessa cosa. Assolutamente. Quindi tutto il mondo è paese. Sono breve, sintetico. Sì, ma anche ma è filosofico. Cioè. It's that same old thing. When demons run ashamed, that urge to share one soul with that need to keep control. Afraid that we might steal a thing that they can never own. No, ma io ero quello che faceva sempre. È una specie di che dire, di partenogenesi che avviene, capito, tra dal disegnatore e disegnatore. Non c'è bisogno di una di un disegnatore maschio e una disegnatrice femmina, hai capito? No. Sì, avanti. E all'inizio degli anni 90 comics. E all'inizio degli anni 90 questa cosa incredibile, capito, che comics, uno dei più bei giornali. Quando rivedo comics, ragazzi, e io, voi non l'avete visto, ma noi l'abbiamo vissuto. Comics, un giornale incredibile, perché improvvisamente in un panorama, capito, che era animato da giornali puramente satirici, politici, che avevano ciascuno uno zoccolo duro. Noi, capito, con nessun tipo di impostazione politica, noi, il nostro era un giornale volutamente disimpegnato e avulso da qualsiasi ideologia politica. Franco Cornelio Panini dice: ma io vorrei fare un giornale a fumetti, anzi, cioè, mi hanno proposto di utilizzare una serie di strisce, capito, che un agente che distribuisce queste strisce per l'Italia ha detto: ma cosa ti costa? Metterli insieme, pubblichiamo un giornale. Guido, che effetto ti fa vedere sempre comunque tanti giovani legati al fumetto? Cioè, che cosa attira il giovane verso il fumetto? No, il problema è che ci sono molti giovani legati al fumetto, mi preoccupa, perché il fumetto oggi non ha più la possibilità di dar da mangiare a chi vuol fare. Quando vengono i ragazzi che dicono: ah, a me piacerebbe, quanta gente viene a farmi vedere i propri, gente che sa disegnare anche molto bene, dico: ma guarda che non puoi vivere con queste cose, la tua abilità, il tuo talento lo devi fare in modo che diventi qualcosa che in qualche modo ti faccia sopravvivere. Legolo alla pubblicità, legolo all'illustrazione, legolo all'arte, insomma, il fumetto oggi, tranne, capito, una grande casa come può essere ovviamente la Bonelli. Ah, devo fare solo il suono? Sì. Allora, ma sarebbe bene mi mano così. No, non ce la faccio, dai. Sì. Ah, ok. Salve. Allora, io sono Paola Barbato, sono una sceneggiatrice Bonelli, sceneggiatrice di Landog dal 98, e però sono qua per una mia iniziativa che è iniziata a novembre dell'anno scorso. Io sono stata sempre una sostenitrice del fumetto cosiddetto romantico, di formazione, di vita quotidiana, che in Italia manca da un po' di anni. L'ultimo era Valentina Melaverde sul Giornalino, e poi non si sono fatti dei tentativi, però non si è mai cercato di portare avanti questo discorso, perché in Italia funziona il fumetto d'avventura. Allora ho deciso di creare questo fumetto, l'abbiamo messo online, abbiamo varato la puntata 62. Adesso la Star Comics ha acquisito i diritti e quindi da novembre diventerà un fumetto da edicola cartaceo. Farò Sweep, un fumetto che è stato disegnato da 52 disegnatori. Quindi, siccome ogni puntata sono 6 tavole, molte persone hanno avuto modo di cimentarsi con queste 6 tavole, che sono un quantitativo simile a quello di qualsiasi prova per una casa editrice, e finora almeno 12 persone hanno trovato lavoro. Allora, io ho avuto un iter vergognoso, perché io sono stata presa in base a dei racconti che avevo scritto. Mi hanno chiamato, mi hanno detto: ti va di provare a sceneggiare? Ho detto sì. Ho provato a sceneggiare e mi hanno detto: ti va di fare di Landog? Ho detto sì. Ho voglia di raccontare, dicono che racconto delle cose, come fai? Allora, se vuole sceneggiare, impara dalle sceneggiature, perché la sceneggiatura è disciplina, è tecnica, ci sono delle modalità, delle scansioni temporali, è come, è un lavoro a cerchi concentrici, quindi c'è il cerchio della storia intera, c'è il cerchio della tavola e c'è il cerchio della vignetta, bilanciamento, ritmo, tutto deve essere preciso, perfetto, è proprio musicale il fumetto. Ah, zoc, zoc, zoc. Dagoberto, Brasile.
Pepito Staff Krakatoa. Sì, faccio anch'io parte di questo collettivo di disperati artisti. Ci siamo conosciuti perché meno male tutti siamo dello stesso comune, siamo tutti di Sassuolo, siamo tutti locali così. Ma soprattutto siamo, è uno stile Krakatoa, uno stile, come si può dire, artisticamente molto anarchico, molto spensierato, divertente, politicamente scorretto. Inizialmente è partito come gruppo cinematografico che abbiamo realizzato a partire dal 97-98 una serie di lungo e cortometraggi e poi, di tutto. E poi, polverizzati da budget insormontabili, abbiamo deciso di trasformare un nostro film in fumetto che è diventato Caroni. Siamo... Cioè dal film avete fatto il fumetto? Sì, il film non l'abbiamo fatto per questioni logistiche e impegnative, abbiamo realizzato il fumetto. Siamo autoprodotti questo libro per Lucca dell'anno scorso. È un manuale per allevare il proprio robot personale in maniera efficiente e evitare di distruggere il mondo. Abbiamo adottato delle soluzioni cartotecniche per costruire il pop-up, esatto. Bellissimo. Su questo, tra l'altro. Ma vi è costato una follia? Ci è costato un po'. E soprattutto in lavoro, visto che ce lo siamo montati da soli, nel senso tutti i pop-up e tutte le soluzioni cartotecniche che abbiamo deciso di inserire sono montate da noi con punti colla. Ecco, qui c'è un volantino da staccare. Una domanda al volo. Sì. È vero che il tuo cognome vero non è Disegni? Il mio cognome vero è Di e Segni. E cos'è successo a un certo è punto? È successo che in inizio carriera i tipografi si ostinavano a scriverlo attaccato e io mi sgolavo per spiegargli che era staccato. Poi mi sono stufato, ho scoperto che faceva anche scena. Allora ho detto, vabbè, e Disegni attaccato sia, è andata così, quindi c'è un nome d'arte, però insomma c'era vicino. Let the love be.